Da Roma giungono notizie positive per quanto riguarda il futuro dei dipendenti dell'Abramo Customer Care, però bisognerà ancora attendere il 27 per avere delle certezze. Allora, di positivo c'è che intanto c'è un soggetto, che è il Poligrafico dello Stato, che è quello che gestirà il processo di digitalizzazione, a cominciare dalla dematerializzazione delle cartelle sanitarie. Sono, attraverso una manifestazione di interesse, sono state individuate due grosse aziende, che sono TIM e Poste. Ci sono confermati i 20 milioni, 15 della Regione e 15 del Ministero e 5 del Ministero, per quanto riguarda una parte verranno destinati al finanziamento, all'incentivo all'occupazione per il 50% del costo del lavoro e un'altra alla formazione. Una notizia importante è che la soluzione riguarderà l'intero perimetro occupazionale, ciò significa che saranno compresi anche quei lavoratori a progetto, i quali rischiavano di restare fuori dal processo della Regione Calabria. Sui numeri ancora purtroppo non possiamo essere chiari, la Regione con il suo progetto parla di circa 700 unità, 300 dovrebbero restare attraverso le commesse di TIM, sono numeri ancora che non sono stati definiti, l'impegno è da qui a qualche settimana, precisamente il 27 novembre, a concludere l'intero processo. C'è un problema che è quello della cassa integrazione straordinaria dal 7 agosto al 7 novembre, che dovrebbe essere risolta, almeno questo è l'impegno di Ministero del Lavoro e Commissari a risolverla nelle prossime ore. Questo rimane ancora un aspetto inquietante sul cui noi non troviamo alcuna giustificazione, perché erano tutti seduti al tavolo i primi di agosto. Quindi la fiducia c'è, non abbiamo ancora nero su bianco di quelle che potrebbero essere effettivamente le tempistiche e la distribuzione dei numeri, però rispetto ai soggetti che oggi ci hanno messo la faccia, in primis il Presidente della Regione Calabria, ci sentiamo di dire che siamo molto fiduciosi verso l'impegno che è stato messo in campo. C'è soddisfazione da quello che avete appreso? Non completamente, nel senso che abbiamo pienissima fiducia in quello che sta facendo il Presidente della Regione, perché ce l'ha dimostrato anche oggi a detta di quello che ci è stato comunicato a nome del Presidente dal Presidente della Provincia Ferraris. Abbiamo visto il suo massimo impegno, ha portato il progetto diciamo quasi a compimento, ci sono buone possibilità. Quello che ci preme avere e sapere è i soldi della cassa integrazione che non stiamo ricevendo a partire già da agosto. Almeno ci sentiamo un po' sollevati da questa bella notizia, sperando che si mantenga questa notizia, perché almeno ci ha dato sicurezza che anche noi rientriamo in questo progetto della Regione. Ora possiamo anche cominciare a respirare tranquillamente, perché almeno sappiamo che almeno il 27 potrebbe arrivare qualche bella notizia sicura. Quindi almeno questi giorni qua li viviamo, insomma, senza lavorare, ma li viviamo almeno con un po' di tranquillità.